accanto. Unni mi metto sono tali cavucca aperta, bicchi saccio fare tutto quanto. Il Dendolo Festival è un'iniziativa nata dalla mente fervida di Ezio Noto, il quale ha pensato ad una manifestazione da riproporre in diversi comuni e dia spazio e voce a tutti quegli artisti i quali hanno difficoltà normalmente a trovare luoghi di esibizioni e adeguati spazi. Io sono una ricercatrice, da più di 20 anni promuovo il territorio, la ricerca, l'indagine demologica. Vi posso assicurare che farò di tutto perché questo Dedalo sia anche una vetrina per il nostro territorio. L'ho voluto veramente questa cosa. Ci credo da più di 20 anni, quindi la voglio promuovere fortemente. Mi sono impegnata perché nel Dedalo ci fosse una vetrina per il nostro pane tradizionale. Ci sarà il pane di San Giuseppe. Nella provincia regionale di Catania, la Giunta, il Presidente l'Onorevole Giuseppe Castiglione, quindi tutti quanti, abbiamo condiviso questa iniziativa perché la riteniamo appunto un'iniziativa molto valida. Non è la solita festicciola di paese, ma attraverso questa erezione del Dedalo Festival si cerca anche, come dicevo poc'anzi, di non solo di promuovere il territorio e quindi i nostri prodotti, ma di mettere in rete il comune di Ramacco con altri comuni dell'Italia in modo tale da fare anche avere uno scambio culturale e, ripeto, di fare conoscere le nostre ricchezze e le nostre risorse. A me è toccato questo compito non solo di amministrare questa, diciamo, questa quota finanziata dalla provincia, ma anche il compito di conciliare, diciamo così, di fare da tramite tra la Proloco di Caltabellotta e la Proloco di Ramacca. Tutto ciò che concilia, secondo me, non può che portare dei frutti, che raddoppiare i frutti. Aggiungo una cosa. Questo può contribuire in qualche modo, senza voler troppo alzare i toni, a sprovincializzarci, cioè ad acquisire stimoli che vanno anche al di là delle intenzioni forse iniziali. La cosa più semplice è quella di fare un'iniziativa che resta e muore in un paese. Sprovincializzare è la parola chiave. E infatti una cosa è fare la sagra del pane a Ramacca, una cosa è fare la sagra del pane a Ramacca e utilizzare i prodotti di Ramacca e portare a Paolo nel Fignano, a marzo, a Foiano della Chiana in Toscana, alla prossima settimana. Una cosa è promuovere tutte queste cose, tutti questi prodotti, tutti i nostri artisti, tutta la nostra arte su siti importanti. C'è il blog che è curato da Davide Ravera, dedalofestival.net, che ha un mare di visitatori ogni giorno. C'è Raffaella Daino, che è una giornalista di Sky News 24, che sarà qua domenica, che cura l'ufficio stampa nazionale, che ha fatto parlare del Dedalo Festival su centinaia di siti nazionali importanti, anche di molti, tipo Music News, Molto Selvaggio, Fatti Italiani, eccetera, d'estate nazionale. Questa è la valenza. E ci saranno due presentatori terribili. Presenteranno due che non parlano mai. E c'è uno che è buonasera Ramacca, buonasera.
molto carina perché lascia spazio a molti generi. E, per esempio, stasera è stata molto, molto valida perché siamo, diciamo, la serata è andata con col blues, col rock, è andata anche col popolare, è andata anche con, diciamo, con le percussioni, tutta una serie di, diciamo, di risvolti che spesse volte nei festival non si incontrano. Generalmente i festival sono un po' sul monotematico, no? O il blues o il jazz. Il Dedalo Festival ha questa bellissima particolarità di dare spazio a tutti i generi, anche quelli più magari meno famosi, meno, più di nicchia, e questo secondo me è il valore di questa, di questo festival. Ci ha dato molte, molte cose. Guarda, lo scambio di emozioni intanto tra la gente, conoscere nuovi posti, conoscere nuove persone, nuovi musicisti, cioè questo già è tanto, cioè quello secondo me che deve rimanere nelle band emergenti, perché poi quando si ha il successo, poi a volte si perdono queste cose, e il bello di tutto secondo me è questo, esserci fatti 5 ore di macchina per arrivare qua, ora si va a riposare e domani si ritorna presto a casa, perché ognuno di noi ha una famiglia, ognuno di noi ha dei figli, quindi si ritorna e rimangono le cose più belle. E vi voglio a voi parlare di un bandito di altri tempi, che abitava sopra monti lepri, la montagna così grande che si specchia andare umani, c'è Covini la Simenza, c'è così Caria Lupani, Turiggio si chiamava, Pilamici e i parenti, Salvatore lo bandito, la giustizia e i gendarmi, era il primo di maggio, festa di travagliatori, ma più travagli un nave, se lo festa non ci va. Perciò dicevo su sto pezzo che va tutta quella gente che è pur lavorando 24 ore su 24. Sentono! Non ce la fa ad arrivare a fine mese, non ce la fa! C'è troppo ce la fa! Yes sir! Più cammino più le fate da me paese, e vedo gente che non arriva a fine mese, gente che con niente ha dato tutta la patria, con l'amore che ha lentamente sta. Più cammino più le fate da me paese, e vedo gente che non arriva a fine mese, gente che con niente ha dato tutta la patria, con l'amore che ha lentamente sta. Allora, noi abbiamo donato la nostra musica, voi ci avete permesso di emozionarci ed è stato veramente bello. È
siamo qui, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo suonato e siamo felici, felicissimi. Tanto, tanto felici. Allora, ovunque tu sorridi, è il posto migliore del mondo. È il posto migliore del mondo. Siamo tutti felici.